Siamo a Ponte Magnano Faiano, nella sede di Ora Noi, che è un progetto che esprime anche una lista civica a sostegno della candidatura del sindaco uscente Giuseppe Lanzara, quindi fa parte della coalizione, e oggi siamo con Rosa Carlino, candidata di Ora Noi, avvocato civilista, che adesso, se vuole, ci racconta un po' come è arrivata a questa candidatura. Grazie, certo, Ministro. Allora, in realtà io ho avuto una vera e propria chiamata alle armi, la definisco così, nel senso che muovo sul territorio, nel volontariato, nell'associazionismo da tanti anni ormai, e conosco i ragazzi fondatori di questo movimento, mi parlano di questo movimento, e decido di affiancarli in questo progetto. Perché mi parlano di questo loro sogno, mi parlano di Ponte Magnano Faiano, vista dalla loro ottica, dal loro punto di vista, dal fatto di essere giovani che tornano sul territorio dopo essere stati fuori per studiare, sono tornati qui. E questa cosa mi è entusiasmata, la loro energia, il loro fervore, anche politico, mi ha entusiasmato tantissimo. Quindi ho deciso di affrontarli. E il progetto di Ora Noi è diventato il mio progetto. Progetto che io voglio giro per la città di Ponte Stamattina mi dicevi che sei stata all'inaugurazione dell'ambulatorio veterinario. Sì, è per me veramente un'emozione grandissima è stata stamattina perché è stato veramente il primo colpo messo a segno. E, io faccio volontaria sul territorio per animale, anche come avvocato, ma in realtà diciamo di sporco di mani, letteralmente. E quindi gli animali sono una mia grande passione da sempre e credo molto che una cittadina debba occuparsi anche degli animali presenti sul territorio. Quindi lotta all'accattismo, tutela del benessere animale, sono da anni ormai un campo in cui mi muovo, un campo d'azione proprio in cui mi muovo da tempo. E dopo tanto tempo finalmente riusciamo stamattina inaugurare un nuovo ambulatorio veterinario di Ponte Magnano Faiano. In realtà l'ambulatorio è dell'associazione Canine Longo, i suoi fondatori e titolari dell'associazione Alfonso e la moglie sono da sempre presenti sul territorio, sono 25 anni ormai e da sempre sono vicini ai miei volontari concretamente, con azioni concrete e questo ambulatorio lo testimonia, ma non solo, questo ambulatorio testimonia anche come le sinergie fra privati, associazioni e istituzioni possono funzionare, funzionano e possono creare realmente e realizzare realmente grandi progetti. E questo ambulatorio veterinario è la dimostrazione che questa sinergia ha funzionato. Rosa, tra le altre cose, è mamma di un bambino africano, sudafricano, Centrafricano. centroafricano. Ponte Magnano sostanzialmente è, per chi proviene da nord, porta verso la Piana del Sele, dove ci sono tanti extracomunitari, braccianti agricoli, ma tanti anche di seconda generazione, sono docenti, tanti studenti egiziani, indiani e via dicendo. Quindi c'è anche nel tuo intento quello di favorire l'integrazione etnica, se così non utilizzo un termine troppo duro. Guarda, su questo argomento possiamo dibattere tanto, sicuramente non è un termine duro, dobbiamo guardare la realtà però concreta anche. Sicuramente ci sono territori che sono più accoglienti di altri, ci sono realtà in cui l'inclusione è sicuramente una priorità rispetto a tante altre. A Ponte Cagnano abbiamo bisogno di lavorare su questi temi, di lavorare tanto, di inglobare e di rendere veramente il territorio accogliente rispetto a tutti, che siano delle etnie più disparate. E, in realtà io, come dire, penso che l'integrazione sia una cosa rispetto alla quale ci dobbiamo sforzare tutti, e
questo movimento e dimostra che l'integrazione anche fra età differenti funziona. E, il concetto che mi piacerebbe è che siamo tutti cittadini di pari dignità. Questo è sicuramente l'interesse principale mio e quello del movimento, senza dubbio, perché c'è ancora, consentimi di dirtelo, un po' il concetto che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. E questo da madre di un ragazzino con un colore della pelle diverso un po' mi spaventa, ed è compito sicuramente di ognuno di noi, madri, padri, persone, cittadini e anche del movimento da noi, far sì che l'integrazione diventi concreta e reale sul territorio. Ci si candida con l'obiettivo di essere eletti in consiglio comunale. Cosa farai se dovessi essere in consiglio comunale e cosa farai se non dovessi esserci? Allora, innanzitutto io la mia candidatura, una candidatura individuale, ma è appunto l'espressione del movimento, da noi, quindi sicuramente rappresenterò in consiglio comunale il nostro movimento e il programma che noi abbiamo stilato con tanto interesse e con tanta partecipazione. Poi sicuramente rappresenterò i cittadini di Ponte Cagnano Fiano che hanno creduto in me e crederanno in me alle elezioni del 14-15 maggio. E a questo proposito ti dico che io sento molto la responsabilità di ogni singolo voto, di ogni singola persona che mi sceglierà il 14-15 maggio, perché vuol dire non solo rappresentarli in consiglio comunale, ma significa portarsi, essere portavoce di necessità, di bisogni e anche di speranze, perché parlo con tante persone un po' disilluse, che vedono nel movimento da noi e vedono in me una speranza, e quindi io sento molto il senso di responsabilità e il mio impegno nella città, come è già stato, perché in realtà io mi sono sempre mossa sul territorio di Marcello in questi anni, continuerà e sarà ancora di più, ancora un impegno maggiore, maggiorato sicuramente da questa esperienza, perché durante questa campagna elettorale che non comincia per noi da 15 giorni, ma viene mesi addietro, ho avuto modo di parlare con tantissime persone e di sentire e cogliere i bisogni di tutti. C'è veramente tanto da fare, tanto, Marcello, che possiamo fare in consiglio comunale. Una noi può essere la vostra, il vostro movimento, la vostra espressione, io posso esserlo, ma sicuramente lo saremo anche successivamente, lo sarò successivamente, anche se malauguratamente dovessi non arrivare a cedere al consiglio comunale di Potenza.